Ehi, ciao! Ciao Pete, che eravamo rimasti. Ah, qui dovevamo prendere qua le cassette e le barrette. Eravamo rimasti nel laboratorio della siepe. Andiamo a vedere, forza! Ebbene ragazzi, eccoci qua su Grounded. Nell'ultimo episodio siamo andati avanti nella missione con Pete, dove avevamo scoperto, diciamo, certi laboratori nascosti qua nella siepe. Oggi continueremo la nostra avventura per vedere cosa troveremo, appunto. Sono molto curioso di vedere dove finirà la nostra avventura nella siepe. Ok, dobbiamo sfrecciare qui, Peppe. Ok, ci siamo. Mi sta finendo la torcia, mi sa, Mieter. Posso crearne un'altra? Minchia, cadevo alla gara. Ok, Peppe, eccoci qua. L'ultima volta è ricaduto, veramente, ho fatto uno. Si è fatto una di quelle cadute neanche trampolini con l'acqua. Si Vero? sì, devi mirare qui schiacciare X. Ok, ce l'abbiamo fatta. Oddio, che è Frisbee Fringam. Ah, ti vedo. Ecco, seguimi piano piano, che questa è una parte un po' pericolosa. Ci sono i ragnacci che sono messi proprio qua a guardarci. Guarda quanto sta dormendo questo qui. Eh Ragno di merda. sì. Perfetto. Ole. Che è questo? Uno scab? Sì, un altro scab. Mica ragni di merda. Eh sì, è Queste un. sono uova di ragni di merda. Questo è un frisbee contenenti delle tane di ragni, tipo. Come ci è arrivato un frisbee qua, mi domando io? L'ho attirato qualcuno. Probabilmente. Butta la leva. Attacca, attacca, attacca. Attacca la ragnatela. Ok, a posto. Già si è svegliato il ragno. È pure a me, mazza, è pure a me da non ne brividi. Piano piano, piano piano, Pit. Questa è, insomma, una parte un po' fastidiosa, questa dove ci sono tutti sti rami. Sì, perché sennò dei rami scivolosi molto piccoli. Sì, e lì c'è pure un ragno dietro. Dietro di te, dietro Non mi farà ammazzare. di te. Ma mi sa che se muori qua è un problemino, Non vedo un cazzo. Ma la canzone nel buio. Salto nel buio. C'è la canzone. Salto nel buio. Porca Eva, via! Mi levo da questa merda. Ok, dove dobbiamo andare? Momento che mi equipaggio una cosa migliore. No, va bene, anche lascia, va bene, anche lascia. Adesso dobbiamo andare, mi sa, qui, se non erro, suppongo qui, e saltiamo qui. Ok, c'è un'altra torcia, perfetto. Ok, dobbiamo seguire Avete di questo qua. laboratorio? Ecco, un altro laboratorio c'è. Sfreccia qui, sfrecciamo questa corda. Aspetta, vai, vai, vai. Perfetto. Oddio! Questo non lo sapevo, aiuto! Perfetto, li uccisi tutti. Non sapevo che c'erano anche i ragni qua. Ma che è, una foto di famiglia questa? Aiuto. Sì, una foto di famiglia, guarda, Pete. Che ha preso? Ah, ha preso delle cose buone nella cassa. Signore della siepe, frammento di marmo, cose del genere. Ah, forse saranno dei materiali che ci potranno servire. Oggi Trudy mi ha chiesto meglio, ha insistito. Finalmente viene? Ma forse questo è lui, questo è professore. Può essere che lui con la sua famiglia. Sicuramente. Vabbè, proseguiamo nel frattempo la nostra avventura, che questo parla perché parla molto, di un chiacchierone. Oddio, chi è? Un altro ragno, ancora. Ci curiamo, ci curiamo. Tu ti prendi queste, che ecco dietro qua sotto di te. Ci curiamo. Io mangio nel frattempo pure. Ok. Si consuma. Poi mi bevo anche una melata d'afide, così mi recupero anche la sete. Ok. E siamo a posto. Però per la sete è un bel problema, che pure io devo bere, se no siamo un attimo in problema. Sono un attimo. Ah, ok, dobbiamo andare da quella parte. Seguimi. Mi sa che dobbiamo andare da quella parte, che qui non vedo niente. Ok, vieni qua piano piano, che qua c'è il rischio anche di cadere. Dove ci troviamo, appunto? Va bene in questa foglia. Aspetta, Pete, spostati un pochino. Ti dico io se è questa foglia. Puoi salire qua sopra. Aspetta, che devo un attimo vedere se era verso queste zone qua. Tipo, no, Pete, guarda dove si trova. È un posto bruttissimo. Vieni in questa foglia qui. In questa foglia qui devi salire. Cazzo, Lo so. ce la farò. Ce la farai? Per i fan! Per i fan!
Ragazzi, purtroppo diciamo che Pete dopo quella caduta ci ha lasciato e ci ha dato un attimo il compito di fare noi. Allora, sicuramente già qui vediamo che ci sono dei percorsi da fare. Che è questo laboratorio gigantesco? Ma che è? Apertura laboratorio della siepe. Ma... dell'acqua! Sì, buona! Ragazzi, comunque diciamo che quella caduta di Peppe era stata molto particolare. Lui sta andando a fare dei materiali e quindi non lo sentiremo per un po'. Però nel frattempo noi abbiamo il compito di fare la missione, mentre Pitta ha il compito di prendere i materiali. Allora, qui cosa abbiamo? Formitata. Ok, recupera. Frammento di quarzite. Armo fragile. Qui cosa abbiamo? Qui dobbiamo metterci la mano, ok. Mi domando cosa dirà Peppe quando gli parleremo di questa roba. Ok, qui cosa abbiamo? Wender ci parla. I playtest sul sistema Zeppelin hanno prodotto risultati contrastanti. Cosa c'è qui? Dobbiamo premere dei tasti? Buono. Si è aperto qui una porta, ma dove porta? Scusatemi. Ok, porta qui. Dobbiamo fare? Dobbiamo attaccare? Si può togliere questa parte? Sì, si può togliere, ok. Oddio, il ragno! Ok, sconfiggiamo questo ragno! Perfetto! Ma attenzione che questo ragno è comunque fortino, eh. Apre, c'è pure il piccolino! Ma già. Ok, vai. Perfetto. Vigila, come hanno seguito, vuoi dire? Mamma mia, come ha messo quello? Mi domando cosa succederà se c'era anche Peppe. Con Peppe sarebbe stato un po' più semplice, purtroppo Peppe non ci può accompagnare in questa missione. Perché questo l'abbiamo ucciso. Perfetto, manca soltanto lui. Usato con giavellotto. Equipaggiamoci questo stato un attimo. Che ci possiamo mettere, fammi vedere. Sì, ok, mettiamoci stato con giavellotto. E mettiamoci anche quella che ci fa correre molto veloce. Ok. Lì c'è un ragno, dobbiamo attaccarlo. Ok. Vado col ragno. Fino a qua è saltato! Mannaggia. Oh, è andato anche questo ragno. Ok, abbiamo scoperto un pezzo di ragno. Ma cos'era? Era un ragnetto piccolo. Cioè, comunque, cioè, era un ragnetto medio questo qui. Questo è un banco da lavoro? Ah, buono. Ci potrebbe servire utile. Vabbè, qui facciamoci un'altra benda. Perfetto. Che ci servirà. Questi togliamo queste ragnatele qua. Qui ce ne abbiamo la barretta, quarzite, un altro impasto. Che purtroppo non possiamo prendere. Ah, chi è? Ah, ragnetto piccolo. Mannaggia. Ok, aspettami un secondo. Ma ci pensiamo a noi questo ragnetto. Ok. E questo ragnetto è andato. Ok ragazzi, diciamo che abbiamo ottenuto qui una parte del codice 58. Qui possiamo sbloccare una stanza, fatemi vedere. Ok. E quello chi è? Oh, è una minaccia. Pure questo, ma che fa? Non lo so. Non posso scrivere giallo, aspetta, fatemi posare la torcia. Aspetta. Si chiama stuzzichino. Prendiamo la mazza. Uno, due e tre. Ok. Mi ha fatto un botto male. Che mi dà? Scienza pura. Buono. Ok, andiamo di qua. Perfetto. Che abbiamo qui? Oddio, un altro stuzzichino. Calmati. Uno, due e tre. Ok, e questo è pure andato. Che è questo? Statuetta di Afide. Il nome è Statuetta di Afide. Non so cosa serva. Oddio, quanti sono? Ne abbiamo due qua. Un secondo, fatemi un attimo vedere questi qua. Quindi mi ha dato un attimo i suoi punti deboli, quali sono i suoi punti forti. Perché possiamo anche vedere qui tramite questo, possiamo scoprire che tipo è. Ah, questo è un altro? Ma sono due stuzzichini diversi? Non lo sapevo. Ok, questo è pure andato, perfetto. Ok, questo è proprio un altro tipo di stuzzichino. Ok, uno, due e tre. Ok. Ma che compito hanno questi qua? Questo è un pezzo di banca, questo... Che è successo? Devono degli esperimenti? Sì, c'erano tipo degli esperimenti qua. Ok ragazzi, per fortuna si è fatto giorno e non abbiamo più bisogno della torcia. Però ci sono ancora i ragni, incredibile, oh. Ma quanti ce ne sono? Questo qua è un posto per i ragni, proprio. Un po'. Mi sembra che ci sono tutti questi ragni. Cosa ci abbiamo? Una porta, ok. Ci sono un botto di materiali. La prendo, tipo pezzi di ghianda, sì, perché ho fame. Meglio se me li prendo. Posiamo pezzi di formica. Ok, ci prendiamo
pezzi di ghianda che secondo me sono buoni. Prendiamo anche pezzi di linfa che sono anche buoni. Prendiamo anche il marmo fragile e la quarzite. Perfetto. Cos'è questa corda di seta? Un nuovo materiale. Aspettate, ho scoperto corda di seta. Ok, prendiamo qui tutte le corde di seta. Sono tutte fibre vegetali e trifogli e tutti i materiali per la costruzione. Ok. Qui abbiamo un altro posto da andare. Vediamo un po'. Teleferica. Sfrecciamo. Questo per rilasciare. Vediamo un po'. Abbiamo rilasciato in questa parte qui perché visto che c'era tipo un buco. Se no da lì non andavamo da nessuna parte. Ok, entriamo qui. Cosa c'è? Pezzo di codice. E anche dei ragni. Ok, uno è andato. Allora, uno non fa niente, ma intanto sono fortissimi sti ragni, eh. Ok, ucciso. Perfetto, e via ragni. Curiamoci un pochino, ok. E le barrette, perfetto, che ci servono poi per mangiare. Per la sete siamo a posto, visto. Cosa c'è? Abbiamo una porta da aprire? Oddio, prima ci diamo questo ragnetto prima. Aia. Ok, l'abbiamo parato, il colpo. Ok, 2 volte. Ecco qua, via. Quindi diciamo che dobbiamo trovare quindi dei pezzi di codice, a quello che ho capito, per accedere a una password. Infatti qua ti richiede una password, infatti qua dice. Questo è vuoto, ok, non c'è più niente. Ah, non ci ho fatto caso e qui c'era anche un'altra porta. E lì c'è Chip, appunto. Dobbiamo prenderlo. Qui c'è un'altra parte che si deve andare con la corda. Ok, si dovrebbe andare da questa parte, non l'avevo visto bene. Però, ragazzi, andiamo qui, c'è la bacca che mi causa problemi. Possiamo togliere quella bacca di là? Perfetto, così non ci causi problemi a passaggio. Ok, ragazzi, siamo pronti e quella parte la vedo un po' brutta, perché ho visto anche un ragno grosso lì, eh. O meno un ragno medio. Ok, andiamo, 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 andiamo. Prendiamo il codice. Perfetto. E uccidiamo velocemente i ragni. Uccidiamo velocemente i ragni. Questi ragnetti piccoli che comunque aiutano il medio. Perfetto. Parato 2 volte. Vai, vai. Ok, via la bestia. Ok, poi abbiamo 2 direzioni da andare. Qui cosa c'è? Prendiamo questa ragnatela un secondo. Ah, c'è un... lo scab. Ok, c'è uno scab. E cosa abbiamo? Ah, non c'è un ragno medio. Mi sembra che c'è un ragno medio. Comunque mi sa che abbiamo sbloccato l'accesso per il codice. Ok. Qui c'è qualcosa? Fatemi vedere. Cos'è quel coso? Un attimo a vedere. Se non mi dispiace. Sento un rumore di robot. Ok. Mega denti al latte. Ci vuole un martello di livello 2. Ah, eccolo! E lì c'è un altro pezzo di codice. Aspettate. Ok, vai. Ok, vai. Distruggiamo questo. Ah, prendiamo la mazza che ci piace. Aia. Poi togli un bel colpo. Ok, e via. Ok, questo è l'ultimo pezzo di codice, mi sa. Perfetto, possiamo andare a effettuare l'accesso. Che è qui un buco? Sicuramente questo di notte ci poteva ingannare, questo buco. Dove possiamo andare? Voglio un attimo vedere cosa c'è questo buco. Cioè, si scende qui, ti fai male. E ritorni da una parte, ok. Individuata minaccia, quale? Ah, questi qua sotto forse sono, vabbè. Ma appunto qua sotto è pieno di ragni comunque. Mamma mia. Ok ragazzi, stiamo per mettere la password, eh. Effettua l'accesso, andiamo. Ok. Si è aperta qui una porta? Avete dato il chip? Oh, missione completata ragazzi, abbiamo preso il chip. Dopo un po' di ragnetti che abbiamo sconfitto, un po' di cadute di Peppe, siamo riusciti a prendere il chip. Questa missione è durata un pochino comunque, purtroppo Peppe non ci ha accompagnato presso questo laboratorio, ma sicuramente se lo vedeva ci rimaneva molto stupito. Però voglio vedere un attimo dove portano questi rami qua, perché mi sa che la strada ancora non è finita, voglio un attimo vedere. Ah, qui sono dei funghi che dobbiamo portare, ok. Innanzitutto dobbiamo mangiare anche delle ghiande, perché vedo che abbiamo la fame che ci sta scendendo. Di qua dove si va, scusatemi, sono un attimo curioso. Qua si vanno dei funghi, siamo andati da questa parte qui. Ok, poi mi spunta anche un punto esclamativo che sicuramente perché dobbiamo consegnare il chip a Borg. Qui cosa c'è? Sì, c'è tipo un pezzo collegato comunque, vedete? Quello è un altro laboratorio, non abbiamo finito ancora la missione, fatemi vedere. Sono molto curioso, questa è una parte veramente difficile da salire comunque. Vediamo, vediamo, vediamo. Esperienza, scab. E questo che cos'è? Prova, 24 per nuncolo cotto. Prova 25 coccinella cruda. Prova 26 con le ottero crudo. Non mi ricordo che animale era. Prova 27 con le ottero cotto. Ok, prova 28 coccinella e con le ottero cotti. Un successo. Ok. C'è qualcosa da sbloccare? Poi punti sandwich della regina, nuove idee. Sandwich della regina? E che sarà mai? Qua ragazzi si vede una bella vista, devo dire.
Lì c'è pure la zucca di Halloween, vedo. Essendo che siamo vicini ad Halloween, lì c'è pure la zucca di Halloween, forte. E va bene, ragazzi, direi che questo episodio possiamo anche concludere qui. Spero che vi sia piaciuto. E purtroppo, Peppe, ti sei perso un botto di cose, devo Ma io ho visto quel robot di merdina, dire. Ah, l'hai tutti quei visto? ragni del cavolo. Sì, in pratica ti vedevo tramite la videochiamata che mi facevi dal tuo cellulare. Ah, non Mentre sapevo. raccoglievo le risorse. Sì, perché ti ho dato quel compito. Sì. Però ti sei perso una bella roba, perché sai che ha avuto? Ti sei dovuto rigenerare, prendere la roba e poi raccogliere le risorse praticamente. Ah, non avevo capito niente. Esatto, hai fatto una bella caduta proprio. Diciamo che io mi ci ho compiuto la missione, l'hai visto? Sono andato in questo laboratorio. Abbiamo preso il chip finalmente. Abbiamo preso il chip. Diciamo il chip di Borg, quindi. E quindi finalmente quindi abbiamo finito la missione della Siepe. Ma inoltre a questo ho scoperto anche una roba Cosa? molto curioso. Sì. In quella missione non è che si era tipo finita, si era la fine della missione, però ho visto anche un altro pezzo di un laboratorio dove c'era il Wonderful! sandwich della regina. Cazzo, lo voglio! Però mi sa che per la regina, non so quale regina intendo, magari la regina Vespa, mi sa. Originale, io mi ho paura di questo, capito? Pure io! Quelle vespe di merda che saltano e ti pungono! E va bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo video di Grounded. Yeah! Alzata, però mi raccomando, ci sei, eh? Bravo, ciao a tutti!